Ma infatti è proprio su quest'ultima coda della sua domanda che mi vorrei attaccare, perché i giovani in primo luogo non vanno presi in giro e credo che prima di chiedere a loro, di dire a loro quello che devono fare, bisogna farsi un'analisi di coscienza e capire invece quello che noi dobbiamo fare per loro. E quando si parla di liberalizzazione per un verso, ma in generale per un altro, noi bisogna, come dire, rimuovere le incrostazioni che vi sono nel nostro paese. Il nostro paese è un paese che è invecchiato, nonostante una cultura sempre più giovanilista, ma è profondamente gerontocratico. E da questo punto di vista gli interessi, le rendite vere vanno davvero, come dire, colpite e combattute. Non è che bisogna fare spazio ai giovani, bisogna continuare quel processo naturale, perché sennò altrimenti davvero il conflitto generazionale prima o poi esplode. E lo dico perché anche l'attuale mantenimento dello Stato previdenziale è comunque fatto sulle spalle dei giovani. Allora, o noi ricominciamo come politica a riassumere una prospettiva temporale di programmazione, di pianificazione, di individuazione dei problemi e di risposta a questi in un arco temporale più lungo, o altrimenti davvero si rischia di implodere. Quindi l'attenzione sulle nuove generazioni sarà un elemento indubbiamente da ricercare anche nella consapevolezza della politica. Primo elemento. Cosa chiedere ai giovani? In una parola semplice a me viene a dire di dir loro di investire sulle proprie competenze, sulle proprie vocazioni, sviluppare quella capacità critica che serve sempre più rispetto alle informazioni a disposizione, a sapersi orientare. Perché se uno investe nelle competenze, nelle proprie vocazioni, non ha probabilmente forse necessità neppure di essere un talento, non dico per affermarsi, ma sicuramente per trovare spazi in una società che inevitabilmente, io credo, li offra e poi chiaramente va aiutata. Quindi al centro mi viene a dire studiate, e ovviamente bisogna anche in qualche modo riformare una scuola molto più integrata poi nei processi produttivi, nei processi dei servizi. Credo dovremo davvero, io dico tutti, destra, centro, sinistra, mettere al centro dei nostri programmi elettorali percorsi educativi, formativi, fortemente improntati non al lavoro, ma a dare quegli strumenti di conoscenza, di analisi critica, ma allo stesso tempo ovviamente di formare giovani in grado di essere adulti. Onorevole Borghesi, la cosa che mi stupisce a me, e così poi anche lei mi dà una risposta su queste tematiche, è questa. Faccio solo un piccolo esempio che però in realtà poi potremmo ripetere perché ridonda un po' in tutti quanti i mercati. Allora, il mercato delle carni, di qualsiasi genere, che siano bovine, che siano ovine, che siano suine o tutto il resto, sappiamo che l'Italia, pur essendo, sai, un paese dove si pensa che la cucina, che il prodotto agroalimentare sia di eccellenza, di qualità, prodotti che in realtà noi dovremmo esportare, in realtà noi importiamo tra il 50 e il 60% della carne. Allora, perché in realtà noi sappiamo che questo in realtà potrebbe diventare una potenzialità di mercato, cioè si potrebbe dire a dei ragazzi e dire sì, comprate i vostri studi, ma poi un settore imprenditoriale nel quale lanciarsi è quello della filiera, della produzione della carne, perché c'è un mercato in Italia che si potrebbe cominciare a compensare invece di andare a comprare carne all'esterno del nostro paese. Ecco, mettersi in concorrenza da questo punto di vista. Mi sembra che poi, ecco, perché non c'è questa chiarezza? Perché non si danno questi messaggi ai nostri giovani? Perché non gli si indica la strada? Non si indica la strada perché non dimentichiamoci che c'è l'Europa, c'è la politica agricola europea e c'è un meccanismo per cui le piccole imprese di allevamento non possono reggere alla crisi. Cioè, noi abbiamo un dato sul quale io credo che bisogna, che si debba riflettere. Ci sta provando anche questo governo. Ma bisogna essere molto forti nel far crescere la dimensione media delle nostre imprese. Noi abbiamo una grande fragilità proprio dovuta al fatto che la dimensione è così piccola che non permette in molti casi di stare in modo adeguato sul mercato. Però, siccome il problema riguardava l'occupazione, io vorrei dire due cose. Primo, come diceva il collega, investire in formazione e professionalità. La professionalità paga sempre. Certo.
paga sempre. Però certo la formazione si deve farla non per avere un pezzo di carta, ma proprio per diventare capaci e per avere delle professionalità che poi sono spendibili sul mercato. Il secondo concetto è che non bisogna cercare il lavoro, ma creare il lavoro. Cioè ognuno deve cercare di crearselo, più che cercare un posto qualunque, creare un lavoro nuovo. Allora qui sì, ci deve essere il supporto che va dato, che è supporto anche di un credito bancario non basato appunto sul fatto che uno abbia beni, per esempio il cosiddetto venture capital, il capitale di ventura, da noi non è mai decollato. Negli Stati Uniti uno si presenta un progetto credibile, certo, la banca gli dà il denaro per poter mandare avanti questo progetto. E poi c'è anche un terzo elemento, secondo me, che è proprio la tecnologia dell'informazione. Io oggi posso fare impresa, soprattutto impresa di servizi, stando in qualunque parte del mondo e offrire servizi a tutto il mondo. Perché è vero che la disoccupazione giovanile è 1 su 3, ma la verità è che 1 su 2 al nord e 1 su 6 al sud, dove ci sono sicuramente meno opportunità, però la rete, se funziona, funziona anche lì e si possono creare imprese di servizio. Guarda, navigando su internet si trovano delle cose straordinarie e uno non capisce perché. Ma perché se io devo prendere un pezzo di ricambio per un computer, trovo che da Berlino mi offrono lo stesso prodotto al 50% di quello che mi offre un'impresa italiana. Vuol dire che c'è spazio per creare, però ogni giovane deve anche crearsi il lavoro e non aspettare di trovare il posto di lavoro. Secondo me questa è una massima che va sviluppata. E poi certo il settore pubblico deve anche favorire la comprensione di quali sono i lavori ricercati e che mancano. Questo è un caso, quello della carne, ma voglio dire ci sono tanti altri esempi dove forse non ci vuole un investimento così forte come mettersi un allevamento di bestiame, perché che richiede investimenti. La scelta è difficile, perché abbiamo pochissimi minuti, non so se farti delle domande sulla politica o se vogliamo proseguire su... No, volevo forse una cosa che non abbiamo... Devo farti fare una battuta. Sì, sì. Che non abbiamo detto, ma che mi sembra importante anche ad assumerlo come reciproco impegno. Se vogliamo davvero favorire i giovani sull'occupazione, non bisogna da un lato combattere la precarietà, che soprattutto ha urtato nei loro confronti, ha favorito l'impresa abbassando il costo del lavoro e sviluppando poca competitività. Che poi in realtà l'ha veramente favorita l'impresa? Appunto, quando lo stato emotivo di un lavoratore precario è come lo stato emotivo di un lavoratore socio dell'imprenditore? Questa è la domanda. E l'altro è quello di favorire l'emersione. Favorire l'emersione. Vi sono sacche di nero enormi che indubbiamente, perché io non credo a quelle dimensioni che sono ufficiali, che venivano rappresentate dal collega, non credo che ci siano due disoccupati su uno, un disoccupato su due al sud e 1 su 6 al nord. Credo che anche al sud. Sì, va bene, al contrario. Ma per capirsi, sì, questo lista comunque lo dice. Appunto, sono statistiche ufficiali. Faccio poi c'è un sommerso che va fatto emergere. Ti faccio una battuta. Diciamo che l'incontro di oggi sicuramente mi fa credere che c'è un cartello elettorale. Ci può essere un futuro cartello elettorale di centrosinistra. Nessuno lo discute. Sentendo di parlare Borghesi Filippi. Devo dirti che in realtà il Partito Democratico come si vede? Più vicino all'UDC o l'Italia dei Valori? Ma no, noi siamo per le coalizioni ampie, coalizioni che soprattutto siano finalizzate a un programma di governo. Noi vogliamo vincere le prossime elezioni, ma soprattutto vogliamo governare. Credo questo ci sia bisogno del Paese. Quindi sarà sostanzialmente il programma di governo che determinerà le coalizioni. Poi è chiaro che c'è una sintonia con chi è già stato insieme, ma questa per forza di cose, con chi ci sono delle affinità elettive, verrebbe da dire. Onorevole Borghesi, se si dovesse rinunciare tra UDC e Sinistra e Libertà, chi si rinuncia? Il problema è che se non teniamo dentro sia Sinistra e Libertà e forse anche l'UDC, forse non governeremo. Quindi è una chiave di lettura un po' più complicata e un po' più complessa. Però per quello che mi riguarda, io credo che il centro-sinistra dovrebbe
avere la capacità di creare un programma da andare a discutere poi anche con l'UDC, ma prima crearlo. Ma guardate che casini, è complesso, è una, è una primula. Non credo che glielo possiamo mandare per posta. La complessità di Casini non bisogna trattarla. Ricordate come ha risposto a Berlusconi prima delle elezioni del 2008, con che coraggio si è lanciato nella sua avventura. E poi, ecco, sapete che se forse voi arrivate a votare nel 2013, a Casini avete fatto l'assist per la presidenza della Repubblica. Su questo è complesso, perché a questo punto lui secondo me non si allea con nessuno. Dipenderà dalla legge elettorale. Terzo polo, se vota il Parlamento, a questo punto chi vince? Vince alla Camera, non vince al Senato. Lui si mette, come si dice, sull'Aventino, aspetta la votazione del Colle. Con il Porcellum, però. Certo. Se si vota con il con la votazione del Colle lui ha sistemato il suo progetto. A questo punto offre quella stampella che serve al Senato e chiude un quadro. Quindi non sarà facile. Ecco, andando al voto subito, forse Casini deve iniziare a riflettere con chi schierarsi. Ma se si arriva al 2013, la vedo un po' più complessa. Poi lo riaffronteremo un'altra volta e ci incontriamo. Io ringrazio come al solito i nostri spettatori, sempre più preparati, sempre più competenti. Mi ha fatto piacere che approfittano l'occasione di avere due parlamentari preparati come il senatore Marco Filippi del Partito Democratico, l'onorevole Antonio Borghesi Italia dei Valori. Cerchiamo di offrire un servizio ai nostri concittadini per cercare di far, come dice, far funzionare bene il nostro paese. Ringrazio a tutti e ci vediamo mercoledì prossimo, come tutti i mercoledì. Buonasera.